Polpette, stavolta anziché di farle fritte le andremo a fare in forno perché purtroppo non vanno sempre bene fritte. Allora, pan grattato, formaggio grattugiato, grana nello specifico, e trita, l'uovo. Adesso andiamo a impastare tutto. Oggi, siccome come ospiti speciali abbiamo dei bambini, non useremo né l'aglio né il prezzemolo. Adesso andiamo ad aggiungere pepe nero e sale. Il pepe nero e sale quanto basta per insaporire. Possiamo aggiungerlo man mano lo andiamo assaggiando, ok? Allora, il nostro impasto è pronto, io l'ho già assaggiato, è buonissimo. Logicamente voi assaggiatelo perché magari va messo un po' di sale, un po' di pepe, magari andava aggiunto un po' di uovo, comunque assaggiatelo man mano che lo preparate. E adesso l'andiamo a mettere in frigo per circa un'oretta perché si deve insaporire per bene. E poi faremo le polpette, stavolta non fritte, ma al forno, ma verranno buone come quelle fritte. Allora, la procedura è come quella dell'altra volta, però anziché di friggere li mettiamo in forno. E logicamente sopra va messo un po' d'olio. Noi gli spruzziamo l'olio come facciamo con la friggitrice ad aria. Adesso vi faccio vedere come. Abbiamo messo su giusto un po' d'olio d'oliva e adesso le andiamo a infornare. Verranno uguali come fritte. Adesso abbiamo infornato le nostre polpette a 185 gradi con forno ventilato. Logicamente sono due teglie e le andiamo a girare tra un po' quando incominceranno a prendere un po' di colore. Le polpette della nonna sono pronte, buonissime.